Rafael, una medaglia d'oro al collo e anche il premio di miglior palleggiatore, meglio di così non poteva andare. Ah, sicuramente, poi cioè, complimenti a tutte le squadre, poi c'è da dire che il merito di miglior palleggiatore sicuramente non è mio. Cioè di tutta la squadra, cioè di Lucas, cioè, che mi dà una mano ogni giorno pure, quindi è stato un lavoro di tutte le squadre. Noi cioè, siamo sempre così, cresciamo sempre insieme, perdiamo sempre insieme, è chiaro. E quindi complimenti alla squadra, cioè, è sempre un grandissimo piacere giocare in questa squadra. Anche oggi è stato, il gioco ha dimostrato che potete contare davvero su una squadra. Kaczynski non ha giocato a livelli altissimi, era toccato a Stoker ieri, però ci sono sempre i compagni che intervengono e anche se un giocatore cala, la squadra mantiene un livello di gioco sempre molto elevato. Esatto, è quello che parliamo sempre, noi abbiamo una rosa molto completa, questa è la nostra forza, poi ci aiutiamo sempre, quindi quando non c'è un giocatore che va c'è un altro che entra, fa subito il suo lavoro, cioè, soprattutto nei momenti importanti, quindi cioè, Kaczynski, cioè, lui decide la partita in una palla, lui è sempre così, lui è fenomenale, è veramente il fenomeno, quindi è il nostro imperatore, quindi c'è sempre uno che decide la partita, cioè, c'è sempre uno che ci carica sempre di più nel momento giusto, quindi... la squadra c'è sempre, noi speriamo di continuare in questa crescita, speriamo di continuare a fare belli risultati negli altri campionati che giochiamo ancora importanti. Una partita quella di oggi che avete vinto soprattutto col muro e la difesa, avete bloccato subito Kurek e Vlasi togliendo loro certezze e poi anche dietro avete recuperato tantissimi palloni. Sì, in questi momenti la squadra cresce molto, diventa una squadra molto molto aggressiva e quindi... Siamo entrati aggressivi in battuta, in muro, difesa, contrattacco, quindi quando riusciamo a mettere questo nostro ritmo magari mettiamo in difficoltà queste squadre che troviamo. Quindi. Ma comunque Belhatov è una delle squadre più forti al mondo in questo momento secondo me e è un piacere giocare contro di loro, cioè, soprattutto in queste partite importanti, un campionato importante come questo. No? Poi c'è da dire che c'è un gusto ancora speciale perché l'anno scorso c'era la Golden Formula, alcuni pensavano magari con un'altra formula magari sarebbe diverso il risultato, quindi abbiamo provato di nuovo, quindi c'è sempre questo gusto meraviglioso in bocca. Un peccato che incontrerete ancora verosimilmente quest'anno. Sì, è fortissimo, sarà ancora più difficile, però la squadra c'è sempre, come ho detto pensiamo a fare un passo ogni volta e quindi adesso pensiamo nella partita contro Treviso, già nel campionato, poi pensiamo nella Supercoppa e poi magari pensiamo di nuovo nella... Spiegaci cosa è successo nel quarto set quando sono volati due cartellini gialli. No, cioè, è così, una partita di alto livello così, importante soprattutto, cioè, io non ho visto molto bene, però cioè, ci sta, no? Cioè, è impossibile non viverla così una partita del genere, quindi capita, non è la prima neanche l'ultima volta che succederà, però ci sta. Da domani dovrete resettare, diciamo prima col presidente Mosna, perché la vostra stagione è davvero frenetica. Esatto, purtroppo non possiamo neanche festeggiare questa importantissima medaglia, però abbiamo tante altre cose per festeggiare davanti, speriamo, e quindi ci siamo sempre. Grazie mille a tutti voi.